Sa che cos'è questa Consip? No, niente. Sa che cos'è? Mai sentita? No, me lo spiega lei. Letteralmente significa concessionaria servizi informativi pubblici. Nella pratica, la Consip è quella società controllata dal Ministero dell'Economia che si occupa di gestire e organizzare l'acquisto di tutti i beni e i servizi della pubblica amministrazione. È un ente che provvede agli acquisti per lo Stato. In sé è una cosa intelligentissima e fatta bene. Obiettivo della Consip, infatti, sarebbe prima di tutto far risparmiare lo Stato e fare in modo, per esempio, che una siringa comprata dall'ospedale di Bergamo costi lo stesso anche all'ospedale di Crotone. Che si tratti di acquistare una stampante o speciali attrezzature per assicurare alla pubblica amministrazione i prezzi più convenienti, la Consip organizza gare di appalto, che dovrebbe vincere chi offre la soluzione più vantaggiosa. Secondo la procura che ha disposto l'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, attorno alla Consip si sarebbe scatenata una lotta imprenditoriale a suon di tangenti e di appoggi politici. Obiettivo: aggiudicarsi la gara da 2 miliardi e 700 milioni per le pulizie e la manutenzione di uffici pubblici. Fuori dalla sede della Consip nessuno dei dipendenti ora ha voglia di parlare. C'è la comunicazione, però c'è il servizio comunicazione, noi non siamo autorizzati. Non potete dire nulla. Posso fare una domanda per la 7? Solo nel 2016 la Consip ha governato un flusso di 48 miliardi di spese e ha fatto acquisti diretti per 8 miliardi, cifre molto consistenti. È chiaro che lì ci sia la possibilità che si infiltrino manovre di tentativo di corruzione, di cercare di aprirsi la strada in modo non normale.